Con Fabrizio Bertocchi, presidente del Gispi Rugby, una grande giornata di rugby giovanile qui a Chersone di Iolo per il 26esimo trofeo Denti e come al solito tante squadre, tra l'altro quest'anno anche la partecipazione e il ritorno del Petrarca Padova a dare ancora più qualità alla manifestazione. Sì, siamo contenti di questo ritorno, è un torneo ormai che si è consolidato, siamo alla 26esima edizione, è sempre una festa, ci sono tanti bambini, e, insomma, direi che è una cornice perfetta per questa manifestazione. Insomma. Bella giornata, non fa caldo, direi è il giorno perfetto per giocare a rugby, per divertirsi con i bambini. Una manifestazione che rientra tra l'altro nel calendario degli eventi sportivi di Prato, a conferma che Prato ha davvero una vocazione sportiva e soprattutto organizzativa, perché qui ci sono circa 2500 persone tra bambini, genitori e amici del rugby. Sì, è una conferma dell'ottimo grado di organizzazione che abbiamo raggiunto. Chi ci ha preceduto ha iniziato la strada e ha aperto la strada, e noi diciamo che ad oggi direi che abbiamo formato un gruppo importante di gente, come dicevi, di amici del rugby che fanno andare avanti questo gruppo, perché veramente senza il gruppo e senza il legame che c'è anche nelle famiglie sarebbe impossibile. E il rugby è uno sport che aggrega e questo ci fa piacere. Dopo Italia e Irlanda Under 20, la gara di Sei Nazioni, insomma un torneo giovanile e poi insomma l'attività continua anche a livello estivo per poi riprendere poi a settembre con diciamo l'inizio dei campionati e dell'attività vera e propria. Sì, anche Italia e Irlanda è stata una bella sfida, una sfida importante dal punto di vista organizzativo. L'abbiamo superata bene, è stata una bellissima partita anche dal punto di vista tecnico, ci siamo divertiti molto e niente, andiamo avanti a fare tutto quello che serve per far crescere i nostri ragazzi e per permettergli di divertirsi, sicuramente questo è il primo impegno.